La fibrosi cistica è una malattia genetica a trasmissione autosomica recessiva con un'incidenza di un caso su 2500-2700 neonati, per cui si calcolano 200 nuove diagnosi all'anno. È dovuta ad un'alterazione dell'equilibrio idroelettrolitico con formazione di secrezioni dense e viscose, disturbi soprattutto legati all'apparato respiratorio, all'apparato digerente, alterazioni dell'accrescimento staturo-ponderale e disturbi della fertilità. La fibrosicistica non è considerata malattia rara, ma è oggetto della legge 548 del 1993 che delega alle regioni per la gestione del trattamento e prevenzione della fibrosicistica. È di questi giorni la pubblicazione della delibera Nuovo modello di organizzazione ospedale-territorio per la cura dei pazienti affetti da fibrosicistica, dove vengono identificati i centri di riferimento e i nodi territoriali. Centri di riferimento che nella regione Puglia sono Centro Hub, Pediatria Universitaria Trambusti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari e Centro SPOC, Pediatria di Cerignola. All'interno di questa delibera viene sottolineato qual è il compito del centro di riferimento, quindi assicurare una diagnostica specialistica, la presa in carico dei pazienti attraverso team multidisciplinari e multiprofessionali, attuazione di linee guida e di protocolli diagnostico-terapeutici, assicurare la gestione di liste in trapianto polmonari, assicurare le cure palliative, assicurare le terapie domiciliari, assicurare progetti di ricerca, nonché promozione di eventi di informazione e formazione diretti a tutto il personale sanitario, infermieristico, psicologi, nonché associazioni di pazienti e familiari. Il nostro evento ruota proprio attorno alla formazione di medici di medicina generale, nonché di pediatri di libera scelta, ma dicevamo di tutto il personale destinato alla cura e alla gestione dei nostri pazienti affetti da fibrosicistica. Quindi parleremo di diagnostica molecolare, screening neonatale che dal 2006 è diventato obbligatorio nella regione Puglia. Parleremo di farmaci, farmaci tradizionali, nuovi farmaci modulatori che agiscono a livello genetico. Parleremo di terapie nutrizionali, di Covid e vaccinazioni. Tutto attraverso letture frontali e dibattiti multidisciplinari in cui vari attori si confronteranno su questi temi assolutamente innovativi.